Sager, mi raccomando, fai il bravo, che fuori sta piovendo, quindi tu devi stare qua e non mi russare troppo, grazie. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto e oggi voglio rispondere ad una domanda che mi è stata fatta. Se Sager se la finisce di russare, io gli ho chiesto cortesemente di non farlo, ma che non c'è proprio verso. Ascolta, Sager, dai, per favore. Dai, lo so che sta piovendo, però non è che puoi metterti a dormire così com'è. Mi spiace per il rumore russo di sottofondo di Saker, ma non ho veramente altro, cioè altro metodo praticamente, perché fuori in pozzo luce sta piovendo e a me non mi va di metterlo lì. Voglio tenerlo qui in casa perché già è delicatino di suo, poi solo che si mette a russare, quindi ogni tanto sentirete i suoi rumori, i suoi ghigni, i suoi russi, perché dorme sempre in russa. Mi spiace tanto. Vabbè, ritorniamo all'argomento. Voglio praticamente rispondere ad una domanda bellissima. Sapete tutti che io amo le ciambelle, sono il mio dolce preferito. Se casomai dovrei scegliere una ciambella, cioè una ricetta, un dolce, scusate la gaffe. Non vado molto matta sui dolci, diciamo, in generale, ma mi piacciono le ciambelle, non solo perché è stato uno dei miei dolci, preferiti che ho imparato pure a cucinare, a fare e che quindi ho sviluppato molteplici ricette perché, diciamo, un po' l'impasto si presta a molti, molti, a molta fantasia. Sager, dai, bello bello la mamma ciame. Piano piano, russa. Cioè, io non capisco, dormi, scodinzoli, russi, scodinzoli. Ecco, mo, che devi fare? Per favore, fai bravo. In questo video ci saranno molte interruzioni, purtroppo. Va bene. Allora, ricominciamo. Allora, mi è stata fatta la domanda. Che le ciambelle hanno il buco e sono felice veramente di rispondere che in verità non lo sapevo, non mi sono mai fatta questa domanda cioè la verità boh, le facevo punto e basta. Sappiamo tutti come il mondo delle ciambelle, soprattutto delle Danaz, lascio qua il link per chi vuole vedere almeno per gli ultimi iscritti, anzi, ne approfitto per ringraziare per le nuove iscrizioni, veramente grazie. E come dicevo, ho lasciato qui il link per andare a vedere la ricetta delle mie Danaz. È una ricetta, diciamo, le ciambelle sono diventate famose più che altro per il cartone animato di Homer Simpson, diciamo che io mi sono messa in fissa anni fa quando cominciavo a vedere a iosa i suoi cartoni animati dei Simpson, le puntate dei Simpson. Io veramente non posso veramente farne a meno, li adoro perché sono simpatici, sarcastici, cioè dai, ci sono i guai. Tratta di una famiglia americana. Un po' sull'assurdo, è vero, però dai, ci sta, in questa vita piena di problemi ci sta, ci sta. Quindi, quando mi è stata fatta questa domanda perché le ciambelle hanno il buco, ho detto, mamma mia, non me lo sono mai chiesto. Così, ovviamente, sono andata su Google e ho fatto una ricerca. Diciamo che ho scoperto due storie, due versioni sul perché di questo buco che si fa. Parliamo delle ciambelline americane, proprio dei Danaz, perché diciamo poi qui in Italia c'è questa ciambella, ciambelloni, questo diciamo è un'antica ricetta, è qualcosa cioè, che si fa in casa, qualcosa di semplice e sempre c'è nata come la nostra merenda in casa per le feste di. Almeno io la facevo tutte le domeniche. Allora ci sono due versioni, una cioè sono antiche, raga, 1916. Io cioè praticamente cioè sono veramente antiche,
Bello, veramente. Ok, dai, ripristiniamoci. Allora, nel 1916 tratta questa notizia di un reporter di Boston Post intervistò Anson Crockett Gregory. Ecco qua il nome, porto qua il nome, non so se si veda, ma vabbè, magari lascio il link giù nell'info box per chi vuole vedere la notizia da sé. Praticamente cosa ha fatto questo reporter? Si è fatto lui la domanda e ha detto: ma perché le ciambelle hanno il buco? Così è andato a cercare questo Anson Crockett Gregory. È andato a cercare questa persona che a quanto pare era un marinaio di 85 anni. Praticamente nel 1916 lui era imbarcato nei vari luoghi dove sbarcava, cioè voleva mangiare un dolce decente che non avesse un cuore crudo. Allora vi spiego, come visto nella ricetta è un impasto abbastanza molle, duro, elastico. Cosa succede? Che se per caso viene fritto tutto intero senza fare il buchino sotto, si rischia di creare un cuore morbido, un cuore, cioè non cotto, e quello, diciamo, tra virgolette, fa male. Cosa succede? Siccome lui si era stanco di mangiare questo dolce, ha creato questo buco per poterlo cuocere e friggere uniformemente. Ed è veramente una bellissima idea. Solo che la seconda versione, ve lo spiego subito, è di un vecchio indiano che si chiama, io non lo so veramente, di una tribù indiana. Io pensavo che questi nomi strani da West, cioè, erano appunto affibbiati a dei personaggi mitici delle storie indiane, ma invece mi sa che esistevano veramente. Allora, ed è Capo Aquila Alta della tribù dei Wampanoag. Mi fa ridere, scusate. Va bene, praticamente che cosa succedeva? No, questa ve la devo leggere perché sincerità mi fa ridere già il nome. Allora, il quale aveva una teoria completamente diversa. Molte generazioni prima, un membro del suo popolo era impegnato nell'inseguimento di un colono che, mentre fuggiva, stringeva in mano una frittella. Il giovane indiano scoccò una freccia che scavò il famoso buco all'interno del dolce, dando vita al concetto della ciambella forata, come la conosciamo oggi. Ah, senti, raga, a me questa qua mi sembra veramente assurda. Cioè, tu mentre stai. Allora, parliamo un po', diciamo, di storia, analizziamo un po' la faccenda. Intanto giù il diluvio, sembra una primavera strana, sembra marzo. Va bene, lasciamo perdere. Allora, dicevo, analizziamo un po' la storia. Io ho studiato, ho letto pure nei libri storici che cavalieri, lo stesso Napoleone Garibaldi usava questa metodologia. Marciavano a cavallo tutto il giorno e la sera si accampavano. Cosa succedeva? Che durante il giorno magari cioè si crea un leggero languorino, si ha fame. Allora, il cibo veniva in pezzetti di carne, oppure verdura, oppure pure radici. All'epoca si mangiavano le radici, cose, trovavano patate o barbabietola, le riscaldavano in pratica sotto la coscia, tra la sella e la coscia, così. Cioè, in pratica mangiavano la carne cruda, pezzetti di carne, pezzetti di pollo, le riscaldavano così, tra la coscia e la sella. E diciamo questo, diciamo, un po' ci sta su questa faccenda. Ma che si mangiassero una frittella durante la cavalcata per la conquista di una colonia, a me in verità un po' mi è scettico, anche se ho letto, fra le varie co cose che ho letto, è che era solo una strategia di vendita. Fare un banchetto bello per poter vendere è sempre esistito dalla notte dei tempi. Cioè, fin dall'inizio il commerciante ha capito che una bella, mamma come sta piovendo.
Fin dall'inizio dicevo che il commerciante ha sempre utilizzato queste metodologie per poter vendere, quindi decorare il suo banchetto per invogliare la gente a comprare. Quindi il fatto di impilare in uno stelo di legno le ciambelle erano veramente una bella cosa, cioè a me piace tanto. Le gradirei pure, cioè quando vado magari a Piazza Nuova a Roma io vedo tutte queste ciambelle tutte impilate l'una con l'altro, mi viene voglia. Però in sincerità io vedo più consona, più ma parliamo logisticamente parlando, no? Di metodologia parliamo, no? Oppure di metodi di cottura parliamo. È più logico, diciamo, fare il foro, in pratica il marinaio che fa il foro per poter ottenere una cottura omogenea dall'impasto quando si frigge. Almeno io sostengo questo. Spero che questo video vi abbia divertito e che non vi abbia disturbato troppo. Sacher, che fai? Sacher, che fai? Non puoi uscire, Sacher, sta piovendo. No, vabbè raga, oggi è andata così, spero che non vi abbia dato troppo fastidio. Sacher, lascia il computer. Perdonatemi. Ora si mette qua. Dai, lascia il computer per favore, dai, vieni vicino a me, dai, vieni vicino a me, amore. Scusate ancora fino alla fine l'interruzione, io vi saluto, ringrazio ancora le nuove iscrizioni, visualizzazioni, mi raccomando condividete, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto, mettete like e fatemi insomma conoscere. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata!